Situazione di crisi, ci siamo dilungati abbastanza. Perfetto. Quanto pesa questo stato di crisi e come si avverte in giro per il paese? Allora, il nostro segmento, che è quello IT, da questi dati si vede come sia in profonda crisi. Secondo il nostro modesto parere, la crisi è peggiore di quella che è. Cioè, un rallentamento di progetti che va avanti dal 2008, i tempi di chiusura si allungano giorno per giorno, ciò che doveva essere chiuso a giugno sarà chiuso ad ottobre, da ottobre è slitta a marzo, quindi c'è un momento di assoluta stagnazione nel mercato. Che riguarda, ma ripeto, che ci portiamo dietro dal 2008, una crisi che comunque è nata finanziaria e mass market, che si sta evolvendo anche agli strati superiori del mercato, e tutto questo non è solo una crisi IT, ma una crisi globale. Quindi questo è, se vogliamo, l'effetto peggiore della crisi fonte Union Camere. Recente, cosa è previsto per il trimestre, primo trimestre 2009, 80.009 posti di lavoro, e soprattutto quello che ci interessa, perché il nostro segmento è un segmento a rapida innovazione, quindi che richiede investimenti ed innovazione continua, che un'azienda su tre ha difficoltà d'accesso del credito. Ecco, i dati che lei riporta di Union Camere sono, danno due, diciamo, una lancia a due punte. Esatto. Dipendenti in meno, quindi le aziende sono costrette a privarsi a volte di risorse. E lei anche capisce importanti. Che genera un meccanismo, visto che la crisi è in mass market, lei genera un meccanismo ridondante, cioè a retrozione negativa sul mass market. È un sasso nello stagno, poi. Assolutamente, sì. A cui dobbiamo uscirne, no? Ecco, il secondo aspetto è che un'azienda su tre lamenta restrizioni del credito, cioè gira meno denaro, e questo è un grave handicap per le imprese. Questo è un grave handicap per le imprese, soprattutto per quelle imprese che hanno fatto operazioni di tipo finanziario di un certo tipo, operazioni a debito, si sono usate molto spesso effetti leva molto importanti. Viceversa, ci sono però anche aziende che grazie alla crisi hanno l'opportunità di fare acquisizioni importanti, di fare consolidamento, e quindi, come sempre, la crisi ha due facce, no? La disperazione, dicono in Cina, no? L'unione di ideogrammi, disperazione e opportunità. Quindi noi dobbiamo vedere come far sì che questa crisi ci dia delle opportunità di sviluppo per il prossimo mercato, e quindi capire come fa la distribuzione ad essere un driver per permettere alle aziende e a tutto il mercato di averne un beneficio. Prima di entrare in questa slide, vorrei chiederle, rispetto a quello che diceva prima, c'è un atteggiamento differente nei modi da piccola impresa, da piccola e media impresa a grande impresa? Assolutamente sì. Se lei pensa un attimo che la grossa impresa è un'impresa in grado di finanziarsi, ha struttura all'interno finance, quindi in grado di provvedere secondo le varie formule e ha capitali tali per cui riesce anche a finanziare il mercato, pensi alle TLC che, come diceva prima il collega di BT, cioè vanno a finanziare con formule di pay per use, quindi non richiedono all'enterprise investimenti di nessun tipo. Viceversa, quello che è il market retail, quello che è il market VAR, non ha queste leve finanziarie, e quindi si trova che è particolarmente in sofferenza nel momento in cui va ad acquisire progetti che richiedono viceversa alle imprese, che sono medio o medio piccole in questo caso, di effettuare degli sforzi economici di medio e lungo periodo, che è quello che manca oggi nella finanza. Quindi, detto ciò, ecco, dalla crisi alle soluzioni, cosa fare per... Bisogna innanzitutto, a mio avviso, tenere il mercato attivo, cioè noi non possiamo pensare che questo ciclo che è il mercato rallenti, quindi con tutte le azioni che possono essere custom in funzione del nord, del sud, della relazione del cliente, attività marketing, far conoscere i prodotti, quello che, se vogliamo, la distribuzione classica poi ha sempre fatto, no? Una sorta di evangelizzazione, che oggi non è più sufficiente, non è più sufficiente assolutamente il box moving. Bisogna uscire da queste logiche ed andare direttamente sul mercato insieme con i partner, insieme con le società produttrici, assicurare alle società produttrici, che sono quell'effetto, se vuole, di mediazione o di calmierante sul mercato, sia perché sono una filiera produttiva, quindi hanno dei cicli di produzione che devono essere stabiliti nel tempo e non possono seguire i picchi in cui invece il mercato si sta muovendo adesso, alti e bassi che siano, sia sotto l'aspetto del leverage finanziario, che deve essere costante per un'azienda produttrice. Quindi il distributore è un cuscino che si sovrappone fra azienda produttrice e mercato tramite il partner, e che va ad operare insieme con il partner per trovare quali siano gli strumenti custom per ogni singola esigenza che c'è all'interno di un mercato, all'interno di un potenziale. Quando lei dice partner, intende dire il vecchio fornitore in un certo senso? Il reseller. Noi ci muoviamo tramite canale, quindi il nostro... Quindi io non sono fornitore, ma divento un partner del tuo stesso business. In un certo... Assolutamente, maneggiamo sì. Assieme lo stesso Assolutamente mercato. Sì, perché noi possiamo supportare il partner con finanza, noi possiamo supportare il partner con facendo gruppo
e quindi avendo nei confronti, se vuole, di quello che possono essere varie forme di collaboration che troviamo nel mondo finanziario, potremmo avere la forza per andare a contrattare queste cose, possiamo offrire delle formule che sono le più disparate, non voglio centrare in tecnicismi finanziari, però sicuramente questa è una via di lavorare insieme per riuscire a produrre un nuovo mercato e a far sì che le aziende che viceversa devono fare investimenti non rallentino gli investimenti, perché ancora una volta se no entriamo in quella spirale negativa. Cioè, il messaggio secondo me che noi dobbiamo andare a rivolgere al nostro cliente e al mercato è: permettimi di capire cosa devo fare per te affinché tu mi possa aiutare, perché l'aiuto reciproco che fa mercato oggi, cioè è una crisi esogena, una crisi che non dipende dal segmento IT di per se stesso, che ci è venuta dall'esterno, che abbiamo subito in qualche modo, ma se pensiamo che siano gli istituti finanziari o chi sta al di fuori di noi che risolve il problema, secondo me sbagliamo. Cioè, l'unico modo è, come è già successo in passato, che il mondo ICT fa quadrato e arriva con le proprie forze a risolvere il problema in cui si trova in questa contingenza. Ecco, da quest'ultima osservazione che lei ha fatto mi sembra di poter dire che la tecnologia comunque non si ferma neanche in stato di crisi. Assolutamente. Quello che invece ha fatto e sta facendo la differenza è la difficoltà finanziaria, anzi la difficoltà di poter maneggiare del denaro che serve all'investimento. L'investimento è sempre un investimento di medio e lungo termine, non è mai un investimento fatto ieri per oggi. Il rallentamento del progetto che si sta guardando, ripeto, nell'ultimo anno si è visto progressivamente, non aiuta. Cioè, fare un progetto, concepire un progetto oggi, realizzarlo fra due anni è un nonsense by definition. Quando affrontiamo un comparto come quello tecnologico ad rapida evoluzione, quindi noi non possiamo far sì che dei fenomeni esogeni che non dipendono da noi vadano a rallentare questo processo. La distribuzione deve prendere atto di questo ed evolvere in questo senso. Una parola d'ordine per chiudere questo panel, cosa le viene in mente? Uno slogan con cui possiamo chiudere la nostra chiacchierata? Aiutami ad aiutarti. Bene, perfetto, grazie. Allora, chiudiamo così questo panel.